intrattenendovi per alcuni minuti sui servizi camerali che ci hanno portato a realizzare questo webinar. Quindi, vediamo le slide e partiamo. Controllando i nominativi degli iscritti, so che fra di voi ci sono delle persone che hanno seguito i webinar che a partire dal 2018 portiamo avanti sul tema dell'e-commerce come punto impresa digitale. Quindi per alcuni di loro presumibilmente alcune cose saranno già note, però sicuramente ci sono delle informazioni aggiornate rispetto alle volte precedenti. Quindi questo webinar è una delle attività del punto impresa digitale della Camera di Commercio di Torino, anche noto come PID. I PID sono delle realtà pubbliche la cui mission istituzionale è quella di diffondere le competenze di base nell'ambito di un network nazionale 4.0 per aiutare le micro, piccole e medie imprese del territorio a diventare appunto imprese 4.0, quindi a digitalizzare. Ora, noi lo facciamo con parecchi strumenti, a partire da Selfie 4.0 e Zoom 4.0. Come potete vedere, stiamo parlando di servizi gratuiti e su appuntamento. E normalmente, quando noi approcciamo un'azienda, proponiamo immediatamente Selfie 4.0, un test online. Vedete che solo quest'anno sono già stati compilati 816 test da altrettante aziende per dare loro la possibilità di scoprire la maturità digitale della loro attività. A seguito di Selfie 4.0, un approfondimento, e lo dicono gli stessi numeri, da 816 passiamo a 321, e Zoom 4.0. Anche questo uno strumento che, con il quale si aiutano le aziende a raggiungere gli obiettivi 4.0 con una visita in azienda che al momento è più che altro virtuale e noi, come vi dico, usiamo sempre Microsoft Teams. Poi abbiamo un'attività molto interessante che è quella del mentoring e che non mi stanco mai di proporvi, proprio perché, essendo aperta a tutti, può risultare di utilità e di interesse per ognuno di voi. È chiaro che non tutte le aziende hanno la stessa velocità nel fare il proprio percorso di digitalizzazione. C'è chi l'ha già fatto, ha già ottenuto degli ottimi risultati e quindi mette a disposizione la propria esperienza, le proprie conoscenze, la propria capacità come esperto digitale, come mentor, per assistere appunto nel processo di digitalizzazione le imprese che stanno affacciandosi a questa realtà. Percorsi già conclusi quest'anno sono 46 e stiamo parlando di una trentina di ore messe a disposizione gratuitamente da esperti che lavorano nelle imprese proprio a questo scopo. Ovviamente anche qui assistenza personalizzata su appuntamento. Vi parlavo del sito dell'e-commerce. Ora, avendo lavorato sull'e-commerce sotto gli aspetti produttivi, legali, organizzativi, digital marketing, ogni argomento si sta sviscerando sull'e-commerce a partire dal 2018, abbiamo pensato con il laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino di raccogliere tutto il nostro lavoro in questo sito, che dà liberamente a qualunque realtà imprenditoriale o anche un privato la possibilità di approfondire strumenti di base, strategie di sviluppo, normative,
Abbiamo dei focus specifici sia per il settore dell'agroalimentare sia ad esempio per gli elettrodomestici sui quali abbiamo tenuto un webinar molto approfondito il mese scorso. Da questo sito voi potete risalire a tutti i nostri servizi e prendere direttamente l'appuntamento che più vi riguarda e vi interessa. Quindi approfittatene e fruite di questo servizio che naturalmente è gratuito. E poi abbiamo i webinar, webinar formativi di una serie che ormai è diventata storica, e-commerce nell'era impresa 4.0. Prima delle vacanze abbiamo ancora questo webinar che ci vede impegnati stamattina. Come vi dicevo, subito dopo l'estate ne avremo altri due. Dove sicuramente avremo la possibilità di riaccogliere e riascoltare la dottoressa Gardini, come peraltro se l'avvocato De Tullio riterrà, sarà pur sempre un graditissimo ed efficace ospite e relatore. Avremo altri momenti di incontro che riguarderanno il settore dell'editoria. Proprio in questi giorni stiamo lavorando per una collaborazione con Torino Crime Festival e quindi parleremo poi anche del settore florovivaistico e dell'agroalimentare. Quindi vedete bene che spazieremo in settori completamente diversi anche nel corso del secondo semestre dell'anno. Vi segnalo un'attività a pagamento. Stiamo parlando di un corso di formazione su diversi paesi esteri dell'area asiatica, Toasia Export Training 2021. Non è la prima edizione di questa esperienza, molto positiva. Per qualunque informazione, vi lascio tutti i recapiti in maniera tale che potrete visitare, tutte le pagine esplicative di questa esperienza del nostro settore estero. Abbiamo, Eccellenza in Digitale. Eccellenza in Digitale è un'esperienza nata in collaborazione con Unioncamere e con Google che dà due servizi. I webinar per quanto riguarda il marketing digitale, ce n'è ancora uno il 14 di luglio, come potete vedere, e le consulenze personalizzate che focalizzano la loro attenzione sull'analisi della presenza online della singola azienda. Approfittatene anche qui. Come Comitato Provinciale per la lotta alla contraffazione, io da anni mi interesso chiaramente di lotta alla contraffazione, abbiamo matchato la lotta alla contraffazione con Impresa 4.0. Questi sono i due ultimi appuntamenti dell'anno previsti, perché ne abbiamo già fatti parecchi nel corso del primo semestre. Ovviamente non solo informazione e formazione, ma anche finanziamenti. E qui vi ricordo che il 16 di luglio scadrà il bando Voucher Digitale Impresa 4.0 di quest'anno, per il quale la Camera di Commercio ha messo a disposizione 1.056.000 euro. Naturalmente, fornendovi tutte le slide, da qui potrete arrivare alle pagine del bando dove potrete verificare quali possono essere le condizioni che vi possono vedere protagonisti di questo bando, dove i contributi saranno erogati sotto forma di voucher fino a un massimo di 10.000 euro a impresa. Naturalmente PID ha 6 anni di vita, noi ne abbiamo di più professionalmente parlando e quindi sappiate di poter contare sui servizi della rete EN, Enterprise Europe Network. Stiamo parlando di una rete internazionale mirata ad aiutare le aziende innovative che desiderino internazionalizzarsi attraverso assistenza mirata e analisi dell'impatto dell'innovazione. Tutto su appuntamento, indicativamente tutto online. Per quanto riguarda la rete PATLIB, trattiamo argomenti che sono molto vicini a quelli che oggi proporrà l'avvocato De Tullio, perché a fianco
del servizio essenziale dettato dalla legge del deposito di brevetti, marchi, modelli di design in Camera di Commercio di Torino. Fin dagli anni 90 abbiamo ampliato il servizio appunto con la rete PATLIB, PATLIB sta per Patent Library, con i centri di documentazione brevettuale. Abbiate pazienza, io mi ripeto, ma è fondamentale ricordarsi che a monte di qualunque deposito, di qualunque registrazione, vieppiù in un paese straniero, quale la Cina, è fondamentale effettuare ricerche di anteriorità per verificare nell'ambito tecnologico lo stato dell'arte del singolo settore tecnologico di interesse, perché effettuare ricerche su qualcosa che è già stato brevettato è una perdita di tempo e di denaro, perché non si brevetta mai ciò che è già stato brevettato in qualunque parte del mondo, in qualunque momento storico. Per quanto riguarda i marchi, è assolutamente importante verificare che non ci siano già stati delle registrazioni precedenti sui territori di nostro interesse di marchi uguali o simili ai nostri, perché sostanzialmente, come vi spiegherà l'avvocato De Tullio, di norma nei vari paesi di nostro interesse, vale per l'Italia, vale per la Cina, il primo che registra diritto, e quindi c'è da fare molta attenzione. Vi presento l'avvocato De Tullio, ovviamente come grande esperto di tutela della proprietà industriale e del mercato cinese, ma anche come esperto che fornisce i propri servizi gratuiti. Vediamo se riesco a recuperare. Non so come mai, ma ci arriviamo subito. Il proprio servizio gratuito allo sportello tutela proprietà industriale. Volete fare strategia d'azienda, tutelare la vostra proprietà intellettuale? Avete dei problemi legati a diffide, situazioni di questo genere? Ne parliamo insieme con un consulente di proprietà industriale o un avvocato specializzato, per affrontarli e per trovare una soluzione. E questo è un servizio che forniamo dal 2007, lo fornisco nello specifico io con questi esperti esterni, e abbiamo scoperto che il Covid ha, a fianco della tragedia che ha portato, grandissimi vantaggi, perché riusciamo a fare questo servizio nella tutela della riservatezza e nella serenità totale online su Microsoft Teams, e ci troviamo veramente molto molto bene. Elio, ti chiedo scusa, gentilmente puoi abbassare, ecco, grazie, perché non riesco a capire per quale ragione, ma mi, ecco, riesco ad andare avanti con le slide. Evidentemente non capisco come mai. Evidentemente questo vuol dire che non devo più andare avanti. Mi ha assolutamente bloccato. Questi sono i servizi della Camera di Commercio che possiamo mettervi a disposizione. Chiaramente tutte le slide vi verranno fornite in settimana, e quindi di conseguenza a me non resta che ringraziare i relatori di questa mattina e dare inizio al webinar guardando al mercato cinese, dando la parola alla dottoressa Martina Gardini, ricercatrice di Torino World Affairs Institute, che ci parlerà di cross-border e-commerce, nozioni fondamentali per muovere i primi passi in Cina. Grazie Martina. Grazie a te. Allora, vediamo, dovrei condividere la mia presentazione. Direi che è perfetto. Perfetto. Prego. Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere qui.
Io mi presento un attimo, sono Martina Gardini, lavoro come ricercatrice a Torino World Affairs Institute e in particolare mi definisco un'appassionata di Cina. Ho iniziato studiando la lingua e la cultura, ed è stato proprio durante il mio periodo di studi che è nata la mia passione per tutto quello che è l'ecosistema digitale cinese, quindi dai social network fino alle piattaforme e-commerce. E quest'oggi sono qui per cercare di raccontarvi un attimo quali sono i passi fondamentali per iniziare un'attività di cross-border e-commerce con la Cina. Qui vediamo, diciamo, una lista, una checklist di quali sono gli step da affrontare. Senz'altro è necessario partire con il conoscere quali sono le normative che regolano il cross-border e-commerce, in particolare conoscere la positive list, che è quella lista che delinea le merci che sono autorizzate ad essere vendute tramite la modalità di commercio transfrontaliero, le quali sono soggette a una tassa di importazione preferenziale. In secondo luogo, ma sicuramente uno degli step più importanti, è la registrazione del marchio, in quanto la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è uno dei principali motivi di preoccupazione per molte aziende internazionali che operano in o con la Cina, ma di questo ne parlerà senz'altro in maniera molto più competente l'avvocato Di Tullio. E, in terzo luogo, è poi necessario capire quale sia il canale di vendita online più adatto ai propri prodotti, in quanto la Cina possiede un ecosistema di piattaforme e-commerce molto vasto, molto variegato e in particolare risultano alcune piattaforme affermate che detengono la maggioranza delle quote di mercato, ma è necessario anche conoscerle in quanto ci sono modelli di business differenti e il target di utenti può variare significativamente da una piattaforma Forma all'altra. l'altra. Qui Poi, senz'altro. senz'altro, il sistema di pagamenti digitali, in quanto la Cina ha superato, diciamo, le carte di credito passando a un sistema di pagamenti digitali basato su smartphone e QR code ormai da una decina di anni e la quasi totalità delle transazioni online, ma anche offline, avvengono tramite questi sistemi di pagamento digitale. E in particolare troviamo due player che detengono la quasi totalità delle quote del mercato, che sono WeChat Pay, gestito da Tencent, e Alipay, gestito da Alibaba. E in ultimo step, non per importanza, le strategie di marketing e la localizzazione. Però, come vedete da questa immagine, quest'oggi ci occuperemo delle prime tre. Prima di entrare nel vivo di questo intervento volevo giusto fare una breve premessa, in quanto la Cina è il primo mercato a livello globale e ha la classe media più grande del mondo. Senz'altro la realtà digitale cinese presenta grandi opportunità per le imprese italiane. Tuttavia, è anche un mercato molto complesso, e presenta anche molti ostacoli. Senz'altro troviamo la barriera della lingua e la barriera culturale, ma quando si poi tratta di canali digitali, troviamo anche una problematica legata alla censura, quindi al cosiddetto Great Firewall. Come sappiamo, infatti, in Cina molti social media e anche motori di ricerca, se possiamo così definirli occidentali, sono censurati e questo ha fatto sì che in Cina si sviluppasse un vero e proprio ecosistema digitale alternativo e parallelo a quello europeo. E quindi tutte quelle che sono le attività di comunicazione, marketing, vendita, ma anche intrattenimento avvengono su canali totalmente diversi da quelli occidentali, per questo è necessario conoscerli e utilizzarli,
quando si vuole raggiungere il consumatore cinese, perché non si può fare altrimenti. Perciò è necessaria una strategia digitale che tenga presente di questi canali. Ad esempio, il motore di ricerca più utilizzato è Baidu, in quanto Google appunto non ci si può accedere. Poi abbiamo molte piattaforme per lo shopping e la vendita, di cui poi tratteremo successivamente. Come vi accennavo prima, i canali di pagamento principali sono Alipay e WeChat e così via. Ad esempio, al posto di YouTube troviamo Youku oppure Tencent Video. Qui vediamo nelle applicazioni di messaggistica come WeChat che noi potremmo paragonarlo in un certo senso al nostro WhatsApp. Tuttavia, WeChat è molto di più, è la cosiddetta super app cinese che include social media, include attività appunto di pagamenti, e-commerce e molto altro. È un'applicazione fondamentale nella vita di tutti i giorni dei cittadini cinesi e si può senz'altro affermare che praticamente qualsiasi cittadino cinese che possiede uno smartphone ha scaricato questa applicazione. Inoltre possiamo definire, riassumendola così in due parole, la popolazione cinese è mobile e social. Su 1.440.000 persone troviamo 940 milioni di utenti internet. Di questi, il 99,2% accede a internet tramite lo smartphone e di questi l'80% fa shopping online. Inoltre sono molto social in quanto passano una media di 3 ore e mezzo sui social media, mentre la media italiana è 2 ore e mezza. Qui nell'immagine troviamo quello che può essere, diciamo, riassunto del processo decisionale di acquisto del consumatore cinese. Innanzitutto la premessa che dobbiamo fare è che il consumatore cinese è un consumatore estremamente esigente, estremamente informato e per natura diffidente, in quanto il mercato cinese, come sappiamo bene, ha grandi rischi di contraffazione, quindi questo ha abituato il consumatore cinese a ricercare tantissime informazioni e confrontare prodotti su differenti piattaforme, e in particolare all'inizio, ad esempio, sui social media, qui troviamo WeChat, Weibo o Douyin, che non è altro che l'equivalente dell'occidentale TikTok. Anche se ha un taglio molto più commerciale, infatti negli ultimi anni ha aperto un marketplace interno all'applicazione in cui praticamente gli utenti, quando scorrono e guardano questi brevi video, possono direttamente dall'applicazione comprare uno dei prodotti che vengono mostrati all'interno dei video. E altre due tendenze sono quelle di consultare prima le recensioni e i commenti dei prodotti di altri utenti e altri consumatori, e in particolare una grande attenzione sul passaparola online, che è una delle cose che influenza di più il processo decisionale dei consumatori cinesi. E questo avviene su piattaforme come ad esempio Red, che è una piattaforma di social commerce, nel senso che unisce quelle che sono le caratteristiche proprie dei social media, quindi la condivisione, le reti di amicizia, le transazioni economiche. Infatti in questo caso anche Red si è dotato di un marketplace e questa è una piattaforma molto interessante in quanto in realtà nasce come una guida allo shopping e poi si evolve anche in una piattaforma e-commerce. E inoltre, come dicevo prima, la ricerca su, ad esempio, Baidu, il confronto di prezzi e prodotti su tantissime diverse piattaforme per poi andare ad acquistare magari su piattaforme dove c'è un prezzo migliore. E quindi infine poi la conversione e l'acquisto. Quest'oggi però vogliamo parlare del cross-border e-commerce, ma perché cross-border e-commerce? Qual è la differenza con l'e-commerce tradizionale? Fondamentalmente la principale differenza tra i due modelli di e-commerce è che nel caso del cross-border e-commerce, le aziende per vendere i loro prodotti nel paese non dovranno richiedere la costituzione di una società in Cina.
In effetti sarà sufficiente essere registrati come società all'estero, avere la licenza commerciale ed essere i proprietari o licenziatari del brand. Dunque, le aziende potranno vendere nel paese senza disporre di una licenza commerciale locale, unicamente tramite i canali digitali e in modalità B2C. E questa, il principale vantaggio è senz'altro di natura fiscale e doganale. E, inoltre, permette la vendita di prodotti con una spedizione diretta dall'Italia e questo fa sì che si debba evitare la registrazione e l'etichettatura dei prodotti. Inoltre, le piattaforme cross-border e-commerce per i prodotti di importazione sono considerate decisamente più affidabili dal consumatore cinese rispetto alle piattaforme domestiche, quindi sono dei canali preferenziali per chi vuole acquistare dei prodotti di importazione. Inoltre, non è necessario avere un importatore e distributore cinese, ma tuttavia rimane importante avere un partner operativo in loco, anche perché generalmente la maggior parte delle piattaforme è in lingua cinese. Ovviamente tutto quello che riguarda i contatti con i consumatori, dalla pagina dettaglio al servizio clienti, su ogni piattaforma richiede qualcuno che parli la lingua cinese. Quindi rimane un aspetto importante. Come vi accennavo prima, prima di vendere in modalità cross-border e-commerce nel paese, è necessario controllare se i propri prodotti figurino nella positive list. E in effetti questa lista delinea i prodotti con una tassa di importazione preferenziale. Inoltre, i prodotti presenti in questa lista possono essere importati senza una licenza di importazione o altri certificati relativi all'importazione del prodotto in Cina. Questa lista è stata aggiornata dal 1 gennaio 2020 e contiene 92 nuovi prodotti tassabili rispetto alla versione precedente, inclusi prodotti freschi, congelati e alcolici. In effetti, negli ultimi anni il governo cinese sta sempre più promuovendo questa formula del cross-border e-commerce e si prevede che la lista e le normative con preferenziali si allargherà sempre di più. In particolare, in questa nuova normativa, la principale modifica è l'aumento di importo di taglio per gli acquisti transfrontalieri in esenzione di imposta, dove l'importo della singola transazione è aumentato da circa 260 euro a 640, mentre l'importo annuo è aumentato da 2.500 a 3.300. E inoltre, se la singola transazione è superiore a 5.000 RMB, ma entro il limite annuo personale di 26 RMB, il prodotto può comunque essere importato tramite cross-border e-commerce. Queste slide poi vi verranno condivise. Qui trovate la lista aggiornata in inglese dei prodotti che sono appunto soggetti a queste tariffe preferenziali che possono essere esportate in modalità cross-border e-commerce. Veniamo ai canali di vendita e alle principali piattaforme. Allora, come vediamo, il mercato in realtà cross-border e-commerce in Cina è un po' più frammentato rispetto a quello delle piattaforme domestiche. Troviamo diversi player in effetti, ma senz'altro la fetta di mercato più grande viene occupata da Tmall Global, che è una piattaforma gestita da Alibaba. E successivamente, al secondo posto, troviamo Kaola, che nasce ed è la prima piattaforma cross-border e-commerce in Cina, e anche questa è stata acquistata nel 2019 da Alibaba. E poi successivamente troviamo JD Worldwide, che è la piattaforma corrispettiva di JD.com, ma cross-border e-commerce,
e altri player che poi vedremo tra pochissimo più nel dettaglio. In ogni caso, quali sono le categorie di prodotti più ricercate, diciamo, quindi quelle preferite dai consumatori cinesi per l'acquisto su queste tipologie di piattaforme? Senz'altro troviamo prodotti legati alla cosmetica, prodotti di bellezza, maternità e infanzia, tutto quello che è il mondo del food and beverage e poi prodotti di alta fascia come la moda e i gioielli, ma ovviamente non unicamente questi sono soltanto diciamo, le categorie più ricercate. Entriamo un attimo nel dettaglio parlando di Tmall Global. Tmall Global innanzitutto è una tipologia di marketplace generalista, come poi lo sarà anche JD e alcune delle successive. Cos'è un marketplace generalista? Fondamentalmente è l'equivalente di un centro commerciale, ma online. In effetti Tmall fornisce una piattaforma centralizzata simile a un centro commerciale in cui i brand possono aprire dei negozi online, delle vetrine, le cui merci poi possono venire acquistate dai consumatori con una semplice transizione. Tmall è la piattaforma cross-border e-commerce più grande della Cina, è stata lanciata nel 2014 dal gruppo di Alibaba e vende soltanto merci importate. Tramite la costituzione di appunto questi negozi virtuali di commercianti stranieri. Tmall si è affermata come leader nel mercato grazie alla capacità di includere le ultime novità e acquistare i prodotti più popolari tra i consumatori cinesi. E attualmente ospita più di 2.000 marchi, 4.000 categorie di prodotto provenienti da 77 paesi e utilizza come sistema di pagamento Alipay. Quali sono le categorie più di successo sulla piattaforma? Sono maternità, infanzia, food and beverage, cosmesi e bellezza, abbigliamento e fashion e le categorie dell'home decor. Ci sono tre modalità di entrata per questa piattaforma. La prima è l'apertura di un flagship store, che fondamentalmente è l'apertura di uno store monomarca sulla piattaforma. Dal 2015 però le aziende devono appoggiarsi a un Tmall partner per poter aprire una vetrina su questa piattaforma, quindi devono appoggiarsi a un partner locale su una lista da scegliere su una lista che viene provvista da Tmall stesso. L'altro modello operativo è quello di Tmall Direct Import, e in questo caso Tmall acquista direttamente i prodotti del marchio straniero e li vende tramite il marketplace di Tmall. L'ultimo modello, quello più recente, è un'iniziativa che è stata promossa da Alibaba per aiutare i brand stranieri, anche quelli più piccoli, a testare il mercato cinese. Di fatto, con questo modello, Alibaba consente ai brand di appoggiarsi alla rete di magazzini di Alibaba situati all'estero, per il momento negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, dandogli la possibilità di vendere una piccola parte dei loro prodotti sulla piattaforma. I requisiti d'ingresso li potete trovare qui e non mi soffermo più di tanto perché poi avrete appunto le slide. A quanto riguarda i costi e l'entità degli investimenti, Tmall è senz'altro la piattaforma, diciamo, più cara. Sempre di transazione, quindi occorreva avere ben chiare le logiche commerciali di ogni piattaforma per essere in grado. Successivamente troviamo JD Worldwide, che è il più grande concorrente di Tmall Global ed è il secondo marketplace generalista più grande della Cina. E sulla piattaforma troviamo molteplici categorie. Scusa Martina, io sento una voce in sottofondo e colgo l'occasione per chiedere di nuovo a tutti, soprattutto alla signora Sara, per cortesia di togliere il video. Grazie. Togliete il video e
il sonoro, per cortesia. Stiamo registrando. Grazie. Mariangela, io disattiverei l'audio di tutti, poi occorre riattivarlo, solo un attimo così. Signora Sara, per cortesia, disattivi la telecamera, grazie. Prego, Martina. Ok, dicevo. Ora guardiamo la piattaforma JD Worldwide, che è appunto il più grande concorrente di Tmall e il secondo marketplace generalista più grande della Cina. Sulla piattaforma troviamo molteplici categorie di prodotto, ma JD domina nei settori casa, elettrodomestici e generalmente nei prodotti elettronici. Anche in questo caso i brand possono aprire dei veri e propri store online per mettere in mostra i propri prodotti, ma senz'altro la peculiarità, il punto forte della piattaforma, che si è guadagnata la fiducia e un'ottima reputazione da parte dei consumatori cinesi, è il suo sistema logistico, del quale fanno parte oltre 700 magazzini di stoccaggio. In effetti, Tmall riesce a, scusate, Worldwide riesce a garantire una consegna, addirittura spesso entro le 24 ore dall'ordine ricevuto, ma fino a un massimo di 72 ore dalla ricezione dell'ordine. Anche qui troviamo tre modelli di entrata: il franchise business partner, in cui le aziende possono aprire un negozio sulla piattaforma, e JD, in questo caso, è responsabile diretto di tutta la logistica e del servizio clienti, mentre nel secondo caso, le aziende che vogliono aprire un negozio virtuale su JD si occupano personalmente della logistica, mentre la piattaforma è responsabile del servizio clienti e della fatturazione. Poi veniamo all'ultimo modello, che consente sempre di aprire uno store sulla piattaforma, ma senza alcun supporto logistico. In questo caso vale la pena dare un'occhiata ai requisiti di ingresso, in quanto, come accennavo prima, JD, avendo un'ottima reputazione sulla velocità e la rapidità della consegna degli ordini, ma anche dei resi, come tra i requisiti di ingresso chiede che la consegna del prodotto avvenga in massimo 72 ore dalla ricezione dell'ordine e che il centro di ritiro della merce debba essere situato nella Cina continentale. In questo caso l'entità degli investimenti sono comunque alti, un po' meno di quelli di Tmall Global, però sia per quanto riguarda la piattaforma di Tmall, sia quanto riguarda JD, dati gli elevati costi di ingresso, l'agenzia ICE sta portando avanti alcune iniziative molto interessanti per agevolare e supportare quelle aziende che intendono aprire uno store online su queste piattaforme. Successivamente troviamo altri due piattaforme, entrambi hanno un modello come marketplace generalista, ma anche come hypermarket. E si tratta di Kaola.com e Sanning.com. Per quanto riguarda Kaola, che come dicevo prima è stata acquistata da Alibaba nel 2019, è la seconda piattaforma cross-border e-commerce cinese per fetta di mercato. E a differenza di JD e Tmall, ha una procedura di selezione rigorosa per i marchi e i prodotti che possono essere venduti sulla piattaforma. L'obiettivo è quello di mantenere un'offerta di prodotti unica e le principali categorie vendute sono quelle dell'abbigliamento, la prima infanzia, elettrodomestici, alimentari, integratori e prodotti per la cura della persona. Per quanto riguarda il servizio di pagamento, Kaola utilizza sia il proprio, che è NetEase Payment, ma anche Alipay. Il
L'utenza target di questo marketplace sono per l'80% donne e per l'80% si tratta di utenti tra i 19 e i 35 anni, quindi ha un'utenza molto giovane e prevalentemente femminile, questo anche un po' dato dalla categoria di prodotto che sono vendute sulla piattaforma. E ci sono due modalità di entrata. La prima, che fondamentalmente è per approvvigionamento diretto, e la seconda, come abbiamo già visto in precedenza, è quella di un'apertura di uno store online. Tuttavia, per Kaola c'è una modalità di entrata molto più stretta, nel senso che è necessario presentare la domanda in cui bisogna dimostrare di soddisfare i requisiti base secondo gli standard che Kaola fissa per il brand e i prodotti da vendere sulla piattaforma, e successivamente Kaola si riserva di valutare il brand e soltanto in caso di accettazione di questa domanda poi invierà una lettera di offerta per entrare sulla piattaforma. Quindi in un certo senso Kaola invita a vendere sulla propria piattaforma. Anche qui ecco, i costi di investimento sono decisamente inferiori rispetto alle piattaforme precedenti, quindi si parla di $10,000, 15,000 in base alla categoria di prodotto per il deposito, poi c'è un costo annuale per l'utilizzo della piattaforma che varia intorno ai $1,000, in più ci sono delle commissioni in base alla categoria di prodotto che si vuole vendere. Invece, per quanto riguarda Suning, che forse è più conosciuto in quanto è il mercato online della grande azienda cinese Suning, e attualmente dispone di circa 300 vetrine estere e offre una logistica integrata. Le loro categorie di prodotto più popolari sono gli elettrodomestici, la maternità, l'infanzia e abbigliamento alimentari. Anche qui Suning come metodo di pagamento utilizza ePay, ma permette di completare le transazioni sia in yuan che in valuta estera. E i requisiti sono fondamentalmente un'entità aziendale registrata di fuori della Cina continentale e essere proprietari licenziatari del marchio. Tuttavia ha anche dei requisiti preferenziali, che sono queste categorie di prodotto, ma anche avere una presenza su altre piattaforme cinesi o avere un team operativo con un'esperienza nell'ambito dell'e-commerce di almeno 2 anni. Anche qui abbiamo due modalità di entrata, quindi la entry model, la piattaforma offre uno store operator, la logistica e il servizio di stoccaggio, mentre nel secondo caso Suning acquista direttamente la merce e la rivende sulla piattaforma. E anche qui i costi di investimento li potete trovare nella tabella. Infine, quella che secondo me è la piattaforma più interessante è Pinduoduo. Pinduoduo non viene incluso, non era incluso nella fetta di mercato, nella torta, nel grafico torta che vi ho fatto vedere prima, per una semplice motivazione, che la sua piattaforma cross-border e-commerce è veramente nuovissima. Vale la pena spendere due parole per conoscere questo tipo di piattaforma, in quanto Pinduoduo, da quando è stato lanciato nel 2015 come piattaforma e-commerce, quindi domestica, ha visto una crescita esplosiva. In soli 3 anni è diventata la seconda app più popolare per lo shopping in Cina e quindi è quella con la più alta crescita nella storia di tutte le piattaforme cinesi. E questa piattaforma ha un modello di business, social commerce, group buying. Questa ha riscosso un grande successo da subito per diversi motivi, tra cui la sua caratteristica principale, ovvero le offerte di acquisti di gruppo. Secondo questo modello, il consumatore può beneficiare di sconti sul prezzo di vendita di un prodotto qualora inviti altri utenti a comprare lo stesso bene. Questo meccanismo sfrutta le potenzialità del social commerce, quindi, come vi avevo accennato prima, degli strumenti tipici dei social media, e della condivisione tramite le piattaforme come WeChat. In effetti Pinduoduo e WeChat sono molto integrati, in quanto questa
questi prodotti, fondamentalmente il consumatore che vuole acquistare un prodotto su Pinduoduo invierà il prodotto alla sua rete di amicizia su WeChat per invitarli ad acquistare insieme a lui, facendo in modo che il prezzo finale del prodotto si abbassi in base a quanti consumatori poi decidono di acquistare il prodotto. Il suo nome cinese Pinduoduo significa letteralmente combinare fra loro molti acquisti. E infatti la sua caratteristica è che tutto il sistema ruota intorno agli acquisti di gruppo. Naturalmente questo sistema porta gli utenti a condividere i prodotti con altri utenti in modo da ottenere prezzi sempre più convenienti. Inoltre Pinduoduo, per incentivare tutto il sistema di acquisti, ha sviluppato una fitta e articolata rete di sconti e promozioni. Per i nuovi iscritti, ad esempio, ci sono offerte speciali a uno yuan o per aiutare utenti a familiarizzare con la piattaforma. In generale vengono svolte periodicamente delle vendite flash, quindi offerte lampo, a tempo limitato, in modo da accorciare il processo decisionale del consumatore e incoraggiare, insomma, ad acquistare, diciamo, anche impulsivamente. Ed è grazie a questo sistema riesce a generare un'enorme quantità di vendite sia attraverso la pubblicazione e la condivisione di informazioni sui prodotti da parte degli altri utenti, sia grazie alle continue promozioni. Questo suo modello appunto lo rende uno dei siti di e-commerce più particolari della Cina, ma per noi le cose più interessanti sono l'entità degli investimenti. Senz'altro Pinduoduo è la piattaforma che come costi d'ingresso ha i costi d'ingresso più bassi. Infatti il deposito si aggira intorno ai 1.500-7.600 dollari. La piattaforma non richiede un pagamento annuale per l'utilizzo, non ha commissioni, ma si riserva di richiedere sulle transazioni lo 0,6%. Le principali categorie di prodotto sono gli alimenti, food and beverage, i prodotti freschi. In particolare durante la pandemia Pinduoduo è stata in grado di stringere accordi con gli agricoltori, anche delle fasce molto più rurali della Cina, per garantire un servizio capillare durante il periodo di lockdown. E questa tipologia di accordi ha poi generato, insomma, una partnership consolidata che va avanti fino a questo momento. E poi abbigliamento, elettrodomestici, articoli per la casa, cosmetici e articoli per lo sport e il fitness. L'utenza target di questa piattaforma è per il 70% donne, il 65% risiede in città di terza fascia. Quindi quando pensiamo alla Cina viene poi suddivisa, diciamo, in tre fasce in base al livello di urbanizzazione delle città. Nella prima fascia troviamo quelle che possono essere Shanghai piuttosto che Pechino, e poi quelle di seconda fascia. Terza fascia sono quelle città, diciamo, un po' meno urbanizzate, dove tra l'altro spesso si utilizzano di più le piattaforme cross-border e-commerce, in quanto per i prodotti di importazione esistono pochi negozi specializzati, quindi molti consumatori preferiscono comprare online. Inoltre ha un'età media tra i 25 e i 40 anni. In questo caso, per i requisiti per Pinduoduo sono una licenza commerciale internazionale, il marchio registrato, però al momento della domanda di iscrizione al sito richiede di fornire il documento di identità dello store manager, che deve essere per forza cinese, nel senso che accettano soltanto documenti di identità cinesi, quindi in questo caso bisognerebbe agire di conseguenza. Nulla, io concludo qui e lascio la parola all'avvocato di Tullio e vi ringrazio e attendo le vostre eventuali domande. Grazie Martina, grazie infinite. Molto interessante quanto ci hai detto e,
abbiamo già ricevuto delle domande alle quali io ho risposto dicendo che risponderemo poi complessivamente alla fine, e adesso lasciamo la parola all'avvocato Elio De Tullio. Grazie Elio. Grazie, spero che mi sentiate. Ti sentiamo benissimo, proviamo a condividere le slide e poi partire. Sì. Grazie. Perfetto. Vedete le slide? Le slide si vedono benissimo. Perfetto. Io per il momento ho visto due domande per Martina e appunto ribadisco a lor signori che avranno l'occasione di porre le loro domande alla dottoressa Gardini e all'avvocato De Tullio alla conclusione della relazione dell'avvocato. Prego. Benissimo, allora grazie innanzitutto per l'invito alla Camera di Commercio di Torino al punto di impresa digitale. In questa sede rappresento il EU China IPR SME Help Desk, che è un'iniziativa della Commissione europea di supporto alle piccole e medie imprese italiane ed europee nelle attività e nelle azioni di esportazione verso la Cina, e poi vedremo che ci sono anche dei desk per quanto riguarda il sud-est asiatico, i paesi del Latin America e un recentissimo desk costituito per quanto riguarda il supporto alle azioni di esportazione in India. Il mio nome è Elio De Tullio, sono un avvocato, un consulente marchi, sono specializzato in proprietà intellettuale, ho svolto diverse attività per diciamo studi di proprietà intellettuale a livello internazionale, poi nel 2005 ho fondato De Tullio & Partners, di cui sono il managing partner, e sin dall'inizio delle attività mi sono occupato di Cina e sud-est asiatico, e dal 2012 sono uno degli esperti del EU China IPR SME Help Desk. Diciamo, come informazioni generali vi darò un overview delle, diciamo, degli accorgimenti da utilizzare prima di avviare azioni verso il mercato cinese. Sicuramente il punto di snodo per quanto riguarda la Cina è stata l'adesione al WTO nel 2000, all'inizio degli anni 2000, che comunque ha comportato la necessità che la Cina si dovesse adeguare agli standard internazionali anche in materia di proprietà intellettuale. E quindi da lì poi c'è stata un'evoluzione molto rapida e anche molto efficace delle normative, delle legislazioni e, diciamo, a partire dal 2010 anche della giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale per quanto riguarda appunto il territorio cinese. Nelle informazioni generali sicuramente direi che per quanto riguarda i marchi, il principio che era stato citato dalla dottoressa Ravasenga, il principio del first to file in Cina è ancora valido, quindi i marchi di fatto, seppur con una diciamo parziale apertura a seguito della riforma del 2014, comunque hanno una tutela assai limitata. Peraltro, diciamo, per ottenere una tutela erga omnes è sempre necessario registrare i marchi proprio per poterli azionare nei confronti di chiunque. Diciamo che la Cina adotta quindi un sistema first to file, i diritti sono validi a partire dalla registrazione, perché prima della registrazione, quindi con un marchio semplicemente depositato, da un lato gli interlocutori cinesi hanno più difficoltà a, diciamo, validare le posizioni degli operatori diciamo occidentali, e dall'altro ci sono delle limitazioni per quanto riguarda le azioni di tutela, come non so, i ricorsi, i sequestri, le inibitorie, eccetera. Sicuramente il consiglio anche in questo caso, quindi è un consiglio che non riguarda solo la Cina ma riguarda diciamo le attività di protezione in tutti i paesi del mondo, è quello di occuparsi della protezione del marchio, soprattutto quando si è ideato il nome per il prodotto, quindi molto prima che il prodotto stesso e il relativo marchio, quindi il relativo nome, siano diffusi sul mercato. Questo perché le procedure di registrazione necessitano di tempo. Ovviamente nei paesi in cui vige il principio first to file, quello snodo, diciamo,
della concessione della registrazione è uno snodo fondamentale e quindi bisogna diciamo prepararsi anche a ricevere nella procedura di registrazione delle obiezioni o dei rilievi da parte degli uffici nazionali esteri, sia che si opti per la via nazionale che per quella internazionale, come vedremo tra un attimo, in quanto diciamo alla fine si sta chiedendo un monopolio su una parola o su un logo in un paese estero, quindi un monopolio che ha vantaggio diciamo di chi lo richiede, ma è a svantaggio di tutti quanti gli altri. Per cui bisogna riportare diciamo le piccole e medie imprese, gli operatori a diciamo riconoscere che la richiesta di un monopolio su una parola, su un logo in un paese estero è comunque un percorso diciamo complesso, che può dare grandi soddisfazioni, perché appunto si può poi operare su tutte le piattaforme che sono state citate prima dalla dottoressa Gardini, però è uno snodo importante. Come avete visto, per molte di queste piattaforme viene richiesto la titolarità di un marchio registrato o comunque diciamo un contratto di licenza o altri strumenti di validazione dei propri diritti nel paese di destinazione. Poi vi racconterò anche qualche storia che fin dagli albori della mia attività professionale ho avuto modo di affrontare con piccole e medie imprese che hanno sottovalutato l'importanza della protezione del marchio in Cina. In ogni caso, è sempre il vostro consulente di proprietà industriale o il vostro avvocato specializzato nel paese di origine delle protezioni che è quello che deve, come dire, è un po' il direttore d'orchestra, è quello che deve appunto orchestrare le protezioni nei paesi di destinazione, quindi è colui il quale vi aiuterà nella strategia di protezione utilizzando anche gli strumenti internazionali, le convenzioni internazionali, nel caso dei marchi parliamo della Convenzione di Madrid, e che poi si relazionerà all'operatore, diciamo al collega, al consulente marchi cinese, dandogli indicazioni su come deve gestire eventualmente le problematiche dinanzi al CNIPA, che è l'Ufficio Nazionale Marchi Cinese, e di fronte alle eventuali corti cinesi che saranno coinvolte nelle attività di valutazione di eventuali violazioni. Ricordatevi anche che le regole che riguardano la Cina non riguardano anche Hong Kong, Macao e Taiwan, che sono comunque considerate, come sapete, diciamo regioni della Cina, perché comunque questi paesi hanno invece degli uffici di proprietà intellettuale autonomi e quindi le procedure devono essere svolte direttamente in questi paesi. Ricordate anche che Hong Kong, Macao e Taiwan non fanno parte del sistema di Madrid, quello del marchio internazionale. Infatti, diciamo, laddove si volesse proteggere il marchio in Cina, si avrà la possibilità di optare per una delle due vie, come vi potrà consigliare il vostro consulente di proprietà industriale. Una via è quella del deposito di una domanda di marchio nazionale direttamente in Cina, e l'altra, appunto, come citavo prima, è quella del deposito di una domanda di marchio internazionale sulla base del sistema di Madrid, rivendicando la Cina come uno dei 123 paesi che fanno parte di tale accordo, e quindi poi svolgendo le attività di validazione direttamente con l'ufficio nazionale estero. Diciamo, tra le due strade, l'unico vantaggio della registrazione direttamente in Cina è quella che consente di ottenere subito e in maniera immediata un certificato di registrazione, che qualche volta può essere richiesto dagli interlocutori cinesi. Laddove invece si optasse per la registrazione internazionale, da un lato c'è un ottimo rapporto costi-benefici, per cui sicuramente c'è un vantaggio economico, e dall'altro però c'è lo svantaggio che la registrazione internazionale consente di ottenere la validazione di tale registrazione nel paese di destinazione, quindi nella fattispecie la Cina, laddove non siano stati ricevuti rifiuti o rilievi entro i 18 mesi dalla data di iniziale deposito della domanda, e quindi laddove ciò non sia avvenuto, il marchio si intende registrato. Quindi per ottenere il certificato di registrazione bisogna fare un'espressa richiesta dinanzi all'ufficio marchi cinese, che qualche volta comporta dei costi aggiuntivi e anche dei tempi più lunghi.
ma è soltanto per ottenere il certificato di registrazione che ci sono queste problematiche. In realtà l'iter di concessione è il medesimo. Per quanto riguarda le autorità in carica per la registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, dopo la riforma del 2018, diciamo che la Cina ha voluto semplificare, riuscendoci, il numero e i nomi delle autorità in carica per i vari diritti di proprietà intellettuale. Quindi, in sostanza, a partire dal 2018 è stata creata un'unica autorità per la gestione di brevetti, marchi, indicazioni geografiche, che è il CNIPA, China National Intellectual Property Administration, che è responsabile di tutti i compiti svolti precedentemente dalle altre amministrazioni. Resta invece fuori dall'ambito della, diciamo, proprietà industriale il copyright, che resta invece di competenza del National Copyright Administration of China, autorizzato dal Copyright Protection Center of China, che quindi ha una competenza separata. Ricordatevi che l'autorità di gestione del copyright in realtà è anche autorità ricevente di domande per quanto riguarda la protezione del software, laddove appunto il software sia costituito prevalentemente da aspetti che non abbiano una rilevanza tecnica significativa, quindi soluzioni e algoritmi che non svolgano funzioni tecniche, non siano dotati di altezza inventiva, quindi è sicuramente un'autorità di cui tenere conto per proteggere uno dei diritti di proprietà intellettuale, che però non affronteremo oggi. Come vi dicevo, la Cina è parte del sistema internazionale di Madrid gestito dal WIPO. Ricordatevi che per depositare una domanda di marchio internazionale bisogna essere dotati di una domanda di base nazionale o europea, e poi sulla base di quella, magari nei 6 mesi di priorità, depositare una domanda internazionale che può rivendicare uno di questi 123 paesi. La Cina è sia membro del sistema internazionale di Madrid, sia firmataria della Convenzione di Parigi, quella sulla priorità internazionale, che consente appunto di proteggere marchi, brevetti, disegni industriali e modelli di utilità, facendo decorrere la protezione dalla data di primo deposito, purché venga depositata una domanda nazionale o internazionale nei 6 mesi dalla data di deposito della domanda di origine per quanto riguarda marchi e disegni, e 12 mesi per quanto riguarda brevetti e modelli di utilità. Sono molto utilizzati i modelli di utilità in Cina perché sono delle piccole invenzioni non sottoposte a esame da parte del CNIPA, e che quindi hanno una procedura di registrazione più agevole e più rapida. Ora focalizziamoci invece sui marchi. In prima battuta ripeterei quello che ha detto la dottoressa Lavasenga. Ricordatevi che i marchi, sia che siano marchi verbali, quindi nomi, sia che siano marchi figurativi, loghi, marchi misti, composti da un elemento figurativo e un elemento verbale, sono comunque dei diritti di esclusiva, dei monopoli. Non è semplice trovare un marchio libero, e soprattutto quando si va all'estero, in determinati paesi, questi nomi devono essere liberamente utilizzabili, perché altrimenti si rischia di costruire un castello di carte che poi, quando il marchio, il prodotto ha successo, viene giù. Questo è il motivo per cui le ricerche di anteriorità, le valutazioni sulla proteggibilità intrinseca, quindi la capacità distintiva del marchio, la capacità di svolgere le funzioni di marchio, quindi la capacità di svolgere anche la funzione di identificare la provenienza del prodotto o servizio dall'operatore commerciale di riferimento, e ovviamente soprattutto l'analisi di novità, che sono le attività del consulente di proprietà industriale che svolge la ricerca di anteriorità e poi redige un parere a tal proposito, sono fondamentali prima di selezionare il marchio giusto. Qualche volta, laddove col proprio marchio si è operato soltanto in Italia o in Europa e si vuole andare in Cina, e magari in Cina ci sono delle problematiche, perché come vedrete possono sorgere problematiche anche per operatori di un certo livello, quasi quasi conviene valutare di selezionare un nuovo marchio, un nuovo nome soltanto per quanto riguarda la Cina, per non incorrere in particolari problematiche sul mercato cinese.
Come vi dicevo, i diritti decorrono dalla registrazione, il marchio di fatto è scarsamente tutelato perché bisogna dimostrare una notorietà rilevante e questa notorietà rilevante deve essere dimostrata attraverso la produzione di documentazione e deve essere una notorietà non italiana europea, ma deve essere una notorietà sul mercato cinese. Per cui direi che considerato come è stato anticipato che i consumatori cinesi sono prevalentemente sprovvisti delle conoscenze per poter leggere e tradurre i caratteri occidentali, direi che dimostrare la sussistenza di diritti su un marchio di fatto in Cina è assai complicato. Peraltro questo aspetto va collegato alla necessità di registrare il marchio sin dall'inizio già traslitterato in caratteri cinesi, dove la traslitterazione non è una traduzione letterale, ma molto spesso è una traduzione concettuale. Rispetto a un nome in caratteri occidentali ci possono essere diverse traduzioni del nome in caratteri cinesi e quindi va selezionata la traduzione, diciamo, più proteggibile probabilmente da un punto di vista legale, ma anche più efficace da un punto di vista del marchio. È quello che ha fatto Coca-Cola, che ha registrato il marchio in tempi molto antichi, sicuramente a metà del Novecento, e quando si è trattato di traslitterarlo in caratteri cinesi, ha all'inizio valutato la traduzione letterale Female Horse Fastened the Bugs, che non ha nessun significato, peraltro non ha nessun significato collegato al prodotto di riferimento, e poi invece ha optato per una traduzione invece concettuale, assaggiami e sii felice, to permit mouth to be able to rejoice, coque culé, che praticamente diciamo sono gli ideogrammi che vedete in questa slide. Diciamo che l'ideale, tuttavia, al di là del tipo di traslitterazione su cui vi potrà aiutare il vostro consulente di marketing, che dovrà anche tener conto di come poi il marchio traslitterato o eventualmente in caratteri latini verrà posizionato all'interno dei motori di ricerca, dei social network, di tutte le piattaforme di cui ha parlato la dottoressa Gardini prima, sicuramente la selezione del marchio e la protezione del marchio vanno svolte ancora una volta prima di avviare qualsiasi tipo di azione operativa sul mercato. Il marchio dura 10 anni dalla data di registrazione, c'è la possibilità anche di proteggere i marchi non convenzionali, quindi marchi sonori, marchi costituiti da immagini, colori, ologrammi. C'è un'apertura del governo cinese, del CNIPA, anche ai marchi non convenzionali. È possibile depositare domande multiclasse, quindi rivendicare più classi merceologiche tra le 45 della convenzione di Nizza in un'unica domanda. Ricordate però che anche laddove si dovesse depositare una domanda internazionale, la Cina adotta un sistema di sottoclassificazione che molto spesso costringe gli operatori a delle valutazioni, a degli studi di classificazione assai approfonditi. Ancora una volta, questo è il motivo per cui è consigliabile l'assistenza di un consulente specializzato, perché lo studio della sottoclassificazione cinese vi consente di evitare di andare incontro a rilievi da parte dell'Ufficio Nazionale Cinese del CNIPA e quindi di andare incontro a costi aggiuntivi e qualche volta anche incertezza degli esiti nella procedura di registrazione, perché qualche volta i marchi vengono rifiutati. In ogni caso, la riforma del 2014 ha anche cercato di restringere i tempi di registrazione e di cancellazione, deposito delle diverse procedure per registrare il marchio in Cina, che erano assai estesi, molto spesso non si riusciva ad arrivare alla registrazione prima di 2-3 anni. E diciamo, la tempistica è assai più contenuta attualmente. Ricordiamoci però che l'Ufficio Nazionale Cinese, CNIPA, non svolge soltanto un esame sulla capacità distintiva del marchio, ma svolge anche un esame sulla novità del marchio. Per cui, se esiste un marchio identico, simile al vostro, nei registri cinesi, il vostro marchio verrà, diciamo, sottoposto a rilievo e l'ufficio cinese potrebbe d'ufficio non registrarlo, comunque richiedervi dei chiarimenti. Per quanto riguarda le peculiarità, abbiamo già detto il principio del first to file, ad esempio Pepsi Cola si era dimenticata di registrare il marchio Blue Storm in Cina, a un certo punto è andata incontro a una contestazione che l'ha costretta poi a pagare una certa somma di denaro di indennizzo per continuare a utilizzare il marchio
in quanto lo stesso marchio era poi stato depositato da un altro soggetto negli anni precedenti e questa situazione era stata sottovalutata. I procedimenti sono più semplici, ancora lenti, ma abbiamo detto che sono stati accelerati. Abbiamo già detto della necessità di affidarsi a un consulente di proprietà industriale italiano, europeo, che poi si relaziona al collega cinese. C'è un obbligo di utilizzo del marchio 3 anni dalla data di concessione e una volta registrato il marchio deve riportare uno di questi simboli. Attenzione, non utilizzateli prima perché può essere interpretata come una non corretta informazione al consumatore. Senza marchio registrato non è possibile azionare il marchio né ottenere un controllo doganale, ma avete visto che molto spesso non è possibile neanche ottenere la registrazione presso una piattaforma di e-commerce e qualche volta non è possibile neanche ottenere uno spazio, quindi un booth all'interno di un centro commerciale. Ricordo sempre questo caso di questa piccola azienda che aveva iniziato delle attività in Cina, a cui a un certo punto era stato richiesto per aprire uno spazio all'interno di un centro commerciale, la registrazione del marchio. Solo in quel momento l'azienda avviò le attività di deposito e di registrazione, rendendosi conto che qualcun altro aveva depositato un marchio identico al suo precedentemente, quindi andando incontro a tutta una serie di problematiche che a quel punto erano diventate praticamente difficilmente risolvibili, come vedremo tra un attimo. Infatti, non soltanto le piccole e medie imprese vanno incontro a problematiche in Cina, ma vanno incontro anche le grandi imprese. Ci è andato incontro Hermès, la Apple con iPad e soprattutto Michael Jordan, che ha affrontato un contenzioso lunghissimo, in quanto l'azienda che aveva registrato il nome Qiaodan, che è la traslitterazione in caratteri cinesi di Michael Jordan, in realtà poi era diventato un impero. Aveva registrato Qiaodan esattamente il marchio in caratteri cinesi per la classe 28, quindi proprio in relazione agli articoli sportivi, e a un certo punto era diventata titolare di un centinaio di marchi. La causa è stata iniziata nel 2012, quando Michael Jordan si è reso conto di questa problematica, e ci sono stati diversi gradi di giudizio, addirittura arrivando sino alla Suprema Corte del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, che a quel punto ha stabilito nel 2016 che diritti sul nome Michael Jordan sono di titolarità del giocatore di basket e non possono essere usati liberamente nel territorio cinese da chi non ne ha diritto. Però in realtà è stato un percorso assai complicato, la decisione della Suprema Corte è stata ribaltata successivamente, però alla fine la decisione del Tribunale di Shanghai è quella precedente rispetto alla decisione della Suprema Corte, quindi prima c'è stata la decisione della la sentenza del Tribunale di Shanghai che andava contro il marchio, contro la posizione di Michael Jordan, successivamente la posizione della Suprema Corte ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Shanghai. In realtà la decisione della Suprema Corte cinese è basata su due elementi. Ovviamente la tutela dei diritti della personalità, e in questo caso il fatto di chiamarsi Michael Jordan ha avuto il suo peso. Immaginate se in quella posizione ci fosse stata un'azienda italiana, una piccola e media impresa, che non aveva lo stesso standing, lo stesso nome. Ma poi un aspetto invece importante è stato il discorso della malafede, anche se in questo caso ci si trovava di fronte a un, tra virgolette, impero, quindi un soggetto che era riuscito a registrare 100 marchi, tutti validamente registrati in Cina, tuttavia è stato ritenuto che un frutto avvelenato che proviene da un albero che ha delle radici avvelenate, in base al principio male captum bene retentum, non può essere tutelato. Per cui in realtà la posizione di Michael Jordan è stata tutelata ab origine, proprio perché la posizione invece di un'azienda che aveva fondato tutto su un business tra virgolette illecito non poteva essere invece tutelata. Ora capite bene che per arrivare a questa decisione della Suprema Corte Michael Jordan ha dovuto, oltre che passare attraverso diversi gradi di giudizio, anche spendere tanti soldi e ovviamente per un certo periodo anche affrontare questioni riguardanti la confusione tra i due marchi presso i consumatori cinesi, che come abbiamo già detto prima
prevalentemente leggono e diciamo sono in grado di essere tra virgolette attratti su un prodotto prevalentemente da marchi traslitterati in caratteri cinesi. Nel 2019 è stata introdotta una riforma della legge marchi proprio per cercare di ridurre il più possibile il fenomeno dei depositi in malafede, che è un fenomeno che, come vedremo anche dalle casistiche che affronteremo tra un attimo, è un fenomeno assai diffuso in Cina. Tendenzialmente direi che non c'è una volontà di perseguire comportamenti illeciti da parte del, diciamo, della popolazione degli operatori cinesi, che normalmente sono abbastanza rispettosi delle regole, invece c'è una, come dire, un approfittarsi di situazioni di noncuranza e di diciamo, vorrei dire, mancanza di approccio commerciale delle imprese occidentali, che diciamo sottovalutano alcuni passaggi. In sostanza, il ragionamento dei cinesi che fanno queste operazioni di cyber squatting è quello: se un'azienda, magari piccola e media, che vuol venire a fare business in Cina, non ha pensato a proteggere il marchio in Cina, alla fine forse non gli interessa così tanto. E quindi, un po' per il principio in base al quale, se ci sono 10 motorini per strada e un ladro si trova a passare, ne trova 9 con una catena e uno senza, probabilmente si ruba quello con senza catena. Probabilmente, diciamo, con lo stesso approccio, i cinesi, diciamo, approfittano di sottovalutazioni da parte delle imprese occidentali. In ogni caso, il governo cinese ha cercato di far fronte a queste problematiche e ha introdotto tutta una serie di, diciamo, di misure per ridurre e contrastare il fenomeno del cyber squatting, e quindi cercare di ridurre le possibilità di depositi in malafede di marchi per scopi diversi dall'uso. In sostanza, coloro i quali accaparrano nomi per eventualmente poi impedire l'accesso al mercato ad operatori occidentali, oppure eventualmente per diciamo, avviare delle operazioni di ricatto, come molto spesso succede. Non più di 10 mesi fa siamo stati contattati da una grossa azienda del settore food in Cina, scusate, una grossa azienda del settore food italiana, laziale, che lamentava appunto la presenza di marchi identici in Cina, su cui non riusciva a trovare una, per i quali non si riusciva a trovare una soluzione, e a questa azienda, pur rassicurata del fatto che era possibile mettere in piedi tutte le azioni per andare a recuperare i marchi depositati in malafede proprio grazie a questa, alle misure introdotte dalla riforma del 2019, tuttavia ha preferito accettare delle posizioni di ricatto, e diciamo alla fine poi queste posizioni di ricatto e quindi di pagamento a fronte di rassicurazioni di restituzione di marchi sono andate avanti fino, diciamo, a creare poi diciamo, delle situazioni davvero intricate, inestirpabili. Quindi ci sono ancora situazioni di questo tipo in Cina, e tuttavia grazie alle misure del 2019 è sempre possibile andare a recuperare marchi depositati in malafede. Bisogna purtroppo spendere risorse e tempo. Diciamo, quindi parliamo di, in questo caso, di soluzioni a patologie. Questo è il motivo per cui fare le ricerche di anteriorità in via preventiva, depositare i marchi in maniera corretta al momento giusto prima di andare sul mercato, soprattutto depositare anche i marchi traslitterati in caratteri cinesi, questa è la soluzione migliore, perché si mettono in piedi tutte le azioni preventive necessarie per evitare poi di andare incontro alle patologie di cui parlavamo prima. Comunque, senza andare troppo nel merito delle, diciamo, delle misure della riforma del 2019, che già non fanno parte del patrimonio di un consulente, insomma, più che dell'operatore, diciamo, singolo, l'ufficio marchi avrà il potere e autorità di rigettare la domanda di registrazione in malafede, con quindi una misura di contrasto ex ante, e addirittura imposto un obbligo per gli agenti marchi cinesi di rifiutare l'incarico da coloro i quali vogliano depositare registrazioni in malafede, in quanto in caso contrario potrà essere richiamato o sanzionato. Tuttavia in Cina, come dire, il controllo delle professioni da questo punto di vista e dei servizi non è così rigoroso come in Italia e in Europa. E quindi, come dire, se si fanno delle ricerche su internet ci si può imbattere magari
in agenzie che apparentemente svolgono questo servizio, ma poi che in realtà non hanno le caratteristiche professionali per poterlo fare. Quindi attenzione a cercare su internet agenzie che registrano marchi in Cina. Le altre misure sono quella del contrasto ex post, cioè entro 3 mesi dalla data della comunicazione di avvenuta registrazione del marchio costituente una violazione, chiunque può fare opposizione all'ufficio marchi cinese, questo non era presente nella precedente normativa, laddove era presente soltanto la cancellazione della registrazione. C'è un inasprimento delle sanzioni, quindi il danno nel caso di azioni basate, cioè nei confronti di soggetti che abbiano utilizzato marchi in malafede, è stato notevolmente inasprito, e nonché sono state introdotte misure per la distruzione dei beni contraffatti. Qui parliamo già della fase nella quale il marchio in malafede viene utilizzato sul mercato per violare sul mercato diritti del legittimo titolare, quindi produrre e far circolare prodotti che incorporano il marchio, illegittimo. Sono state introdotte anche sanzioni penali. Qui ci sono alcuni casi studio, forniti dai nostri colleghi cinesi. In questo caso c'è un ricorrente che era solito utilizzare la sua abbreviazione di un tono in caratteri cinesi. Il convenuto invece era uno di questi cyber squatter che realizzava registrazioni multiple recanti il lemma Yuntong in tutte le 45 classi. Peraltro ricordatevi che il costo per classe per depositare un marchio in Cina è assai ridotto, lo è ridotto per un'impresa occidentale, ma è ridotto a maggior ragione anche per un operatore cinese. E questo ovviamente veniva fatto per attuare pubblicità ingannevole, promuoversi sul mercato a quel punto il convenuto aveva addirittura citato in giudizio la controparte, diciamo legittima titolare dei marchi. In questo caso il CNIPA ha ritenuto che il convenuto avesse depositato questi marchi in malafede senza una reale intenzione di utilizzarli per il commercio dei beni e servizi rivendicati, e quindi la sua posizione non è stata tutelata. Così come il caso della opposizione rispetto a questo marchio Li Xiong, in questo caso è stata sollevata una violazione di diritto d'autore e una violazione dei diritti relativi alla corretta corretto comportamento sul mercato, quindi concorrenza leale, e anche in questo caso la opposizione ha avuto buon fine grazie anche alla riforma recentemente introdotta. Nel novembre 2019 poi il CNIP ha pubblicato alcune linee guida, seguite da un'ulteriore pubblicazione del 2021, per cercare di dare una maggiore tutela ai marchi notori. Voi sapete che i marchi notori hanno una tutela di livello più elevato in Italia e in Europa, e in Cina questo non avveniva, e quindi molto spesso anche i marchi notori si trovano ad avere a che fare con situazioni di conflitto. In questo caso sono state introdotte specifiche regole su giurisdizione e competenza per i procedimenti aventi ad oggetto i marchi notori. Sono stati abbreviati i tempi entro i quali le amministrazioni competenti possono intervenire, ci sono state anche c'è uno specifico modulo che è possibile compilare per ottenere il riconoscimento come marchio notorio. Anche questo era una misura che non c'era precedentemente al 2021. Anche qui, non scendo nel merito di tutte le gli altri criteri introdotti tra 2019 e 2021, anche questa è una materia strettamente di competenza in consulenti di proprietà industriale. Vi dico che la registrazione di un marchio apparentemente è qualcosa che viene molto spesso promosso e veicolato come qualcosa di semplice, in realtà è molto complicato, e qui ancora una volta vi chiedo di fare riferimento al significato giuridico della protezione del marchio, cioè un monopolio, un diritto di esclusiva che dà un vantaggio a voi
quindi una proprietà sul nome a scapito del, dei diritti, tra virgolette, di 1.400.000.000 di operatori o di cittadini cinesi che invece vengono, come dire, limitati nella loro libera utilizzazione. Questa parte sui segreti commerciali e strumenti di prevenzione l'ho inserita perché molto spesso uno dei, diciamo, dei passaggi più importanti per avviare delle azioni in Cina è quello di individuare un partner cinese, un partner che può essere un distributore, un agente, un soggetto verso il quale trasferire o licenziare la propria tecnologia, quindi un soggetto comunque col quale ci si deve relazionare, anche perché molto spesso per alcune operazioni come joint venture, operazioni diciamo di diciamo più strutturate, il governo cinese lo impone, cioè impone di avere un partner cinese. Io ricordo sempre la missione, la Technology Week in Cina a cui ho partecipato con la partecipazione del, diciamo, con un evento sulla proprietà intellettuale organizzato dall'ambasciata italiana a Pechino, in cui i rappresentanti cinesi vennero candidamente a raccontare che diciamo, ai fini di un ottenimento più rapido dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, di una maggior, come dire, cura di questi diritti, le imprese italiane dovevano affidare i diritti di proprietà intellettuale direttamente agli operatori cinesi che ne avrebbero, come dire, se ne sarebbero fatti carico. Che è un approccio esattamente magari in linea con le esigenze degli operatori cinesi, ma non sicuramente a tutela delle imprese italiane. È esattamente il contrario. Diciamo che chi possiede la proprietà intellettuale normalmente ha il controllo delle operazioni e sicuramente avere in mano marchi, brevetti, disegni industriali e diciamo darli ai partner cinesi a determinate condizioni molto rigorose e limitate nello spazio e nel tempo sicuramente può aiutare. Qui parliamo dei trade secrets, ma i trade secrets sono funzionali a quello che vi dirò dopo. In Cina la protezione dei trade secrets non è così semplice, i segreti commerciali è tutto quello che fa parte delle conoscenze, delle nostre conoscenze, delle conoscenze della nostra impresa prima che vengano divulgate, quindi parliamo sia di conoscenze tecniche, ma può essere anche il nome di un prodotto, un marchio, prima che venga divulgato sul mercato, può far parte dei segreti commerciali di un'azienda. Può essere la lista clienti, può essere le strategie di marketing, possono essere una serie di materiali che l'impresa sviluppa per avviare delle azioni di esportazione sul mercato. Ora, sicuramente la protezione dei trade secrets in Cina non è così agevole, è sicuramente opportuno vincolare il partner cinese a sottoscrivere un accordo di riservatezza o un accordo, come dire, un accordo di riservatezza più strutturato, come vi dirò tra un attimo, per renderlo edotto del fatto che comunque quelle informazioni non devono essere divulgate e non devono essere utilizzate in maniera diciamo distorta. Inoltre è anche consigliabile monitorare il comportamento dei partner cinesi, perché la tolleranza di comportamenti diciamo illegittimi comporta, diciamo, acquiescenza, e un giudice cinese non tutelerà la vostra posizione laddove la tolleranza si sia protratta nel tempo. Per quanto riguarda la protezione dei trade secrets in Cina, è possibile e si può arrivare anche a un provvedimento, una decisione che consenta al titolare di ottenere il risarcimento dei danni e l'interruzione dell'utilizzo del segreto commerciale da parte del partner cinese. Però quando un trade secret può essere protetto in Cina? Soprattutto quando lo si è fatto all'interno della propria organizzazione aziendale. Quindi si sia monitorato il fatto che il segreto commerciale non debba essere pubblico, comunque l'informazione che si vuole proteggere non debba essere pubblica, deve avere un valore commerciale, quindi effettivo potenziale, nel senso che deve dare al proprietario un vantaggio competitivo, essere in grado di generare benefici economici. Diciamo che non tutto quello che fa parte delle nostre conoscenze, del nostro know-how, può essere tutelato attraverso i trade secrets, e soprattutto che l'operatore commerciale, quindi la piccola impresa italiana, all'interno della propria organizzazione abbia posto in essere tutte quelle misure
legali, tecniche e fisiche per mantenere la segretezza delle informazioni. Quindi si sia dotato di procedure e protocolli per poter far circolare l'informazione know-how in maniera corretta tra i dipendenti e poi ovviamente anche nei confronti di partner terzi. Per quanto riguarda la Cina, molto spesso vengono utilizzati degli accordi più strutturati, accordi di riservatezza che noi chiamiamo NNN, Non Disclosure, Non Use, Non Circumvention, che comportano da un lato la protezione dei dati e delle informazioni riservate dalla divulgazione abusiva, ma anche comportano l'impegno per l'operatore cinese a non utilizzare e registrare le informazioni, i diritti di proprietà intellettuale, i prodotti in maniera, come dire, concorrenziale e competitiva con l'azienda, diciamo, italiana europea, e soprattutto impegnerà il partner cinese a non aggirare, a non eludere l'accordo, ad esempio con pratiche anticoncorrenziali, ma anche semplicemente registrando un marchio illegittimo a scapito dell'azienda italiana europea. Sono degli accordi che generalmente devono essere dati dal vostro consulente italiano europeo in collaborazione col collega cinese, perché devono prevedere, come legge applicabile, la legge cinese, in caso di violazioni, un foro competente come foro cinese, la lingua dell'accordo deve essere quella cinese e ci devono essere anche delle penali che si possono introdurre. Laddove questi accordi siano conclusi con queste caratteristiche, potranno essere azionati, quindi potranno essere portati all'attenzione di un giudice cinese e consentire all'impresa di ottenere tutela direttamente in Cina, che è la cosa migliore, perché così il provvedimento è anche eseguibile direttamente in Cina. Per quanto riguarda la tutela giudiziale doganale in Cina, abbiamo detto che i diritti decorrono sempre dalla registrazione, quindi senza un marchio registrato non è possibile ottenere tutti questi provvedimenti che vedete all'interno di questa slide. È possibile ottenere dei provvedimenti anche molto invasivi per le controparti. Provvedimenti che fanno seguito alla produzione di prove a sostegno della posizione del ricorrente, consentono al ricorrente di ottenere ispezioni, la cosiddetta descrizione, e consentono anche di ottenere delle misure cautelari, quindi sequestro, inibitoria, un'ingiunzione di cessazione dell'attività di contraffazione, la confisca dei beni contraffatti e ovviamente il risarcimento del danno, questo laddove si agisca in sede civile. Ovviamente c'è sempre la possibilità di concludere un accordo bonario di transazione, che molto spesso è la soluzione migliore, ma bisogna, tra virgolette, costringere la controparte a concludere l'accordo di transazione, perché in caso contrario la controparte penserà prevalentemente a difendersi, soprattutto se si rende conto che la posizione del titolare non è così solida. Ad esempio, un caso tipico di una posizione non solida è quando il marchio registrato in Cina non è nuovo, non è, ha una ridotta capacità distintiva, quindi non sono state svolte le ricerche di anteriorità correttamente e per cui ci si trova in questa posizione già con le armi spuntate. Il risarcimento del danno, peraltro riconosciuto in sede civile, da un punto di vista degli ammontari massimi è aumentato nel tempo. Ora è possibile ottenere anche milioni di yen per situazioni di questo tipo, quindi azioni in malafede o violazioni, e questo ovviamente è un grosso disincentivo per quegli operatori cinesi che si rendano autori di queste azioni in violazione. È possibile anche una tutela penale. La tutela penale, rappresenta il vantaggio di non necessitare di un'azione ex parte, ma di essere sollevata direttamente dalla pubblica accusa, dal Public Security Bureau, e può consentire di ottenere la detenzione di chi si rende autore di queste violazioni, le sanzioni pecuniarie, ma per il risarcimento del danno bisognerà sempre andare dinanzi al giudice civile. Così come la tutela amministrativa, il ricorso presso lo State Administration for Market Regulation, che consente di ottenere un'ingiunzione di cessazione dell'attività del contraffattore, il sequestro e la confisca, il ritiro dei prodotti dal mercato, ma non il risarcimento del danno. Anche qui, prima di avviare qualsiasi azione di tutela in Cina, civile, penale o amministrativa, è consigliabile avere un consulente di riferimento in Italia che
raccolga le informazioni e predisponga una strategia insieme con un collega cinese che si occuperà della parte operativa. Ancora una volta, avere due intermediari, uno in Italia e uno in Cina, riduce il rischio e consente di ottenere dei risultati più efficaci e a dei costi più vantaggiosi. Anche la tutela doganale in Cina, cioè la possibilità di intercettare merci che vengono immesse sul mercato cinese in violazione dei nostri marchi, è consentita soltanto nel momento in cui ci si è in possesso di un marchio registrato. In questo caso sarà possibile presentare un'istanza presso la General Administration Customs. La Cina promuove molto la possibilità di registrare i marchi e le merci presso le dogane cinesi, perché ovviamente non si vuole far circolare all'interno del territorio cinese ma merci contraffatte. Per quanto riguarda l'enforcement delle fiere, e questo è l'argomento con cui chiudiamo la presentazione, diciamo che si distingue normalmente da quello che si può fare prima delle fiere, durante le fiere e dopo le fiere. Prima delle fiere, ancora una volta, il consiglio è quello di avere una documentazione molto ordinata, anche se parte della documentazione è, diciamo, magari detenuta dal vostro consulente marchi italiano. Avere quindi in ordine certificati in originale, certificati internazionali, certificati di rinnovo, tutto quello che riguarda l'utilizzo dei titoli sul mercato, le azioni di promozione, e in questo caso monitorare attentamente il mercato per verificare che non ci siano appunto queste possibili violazioni. Bisogna anche ricordarsi di verificare che i propri diritti di proprietà intellettuale, quindi in particolare i marchi, non siano stati sottoposti a, non so, rilievi, rifiuti provvisori o processi di invalidazione o di cancellazione sul territorio cinese. È possibile utilizzare la R soltanto nel caso di marchio registrato, magari nel caso in cui il marchio è stato soltanto depositato e non ancora oggetto di registrazione, utilizzare il TM, e lo stesso vale per i brevetti. Nel caso in cui ci sia una violazione all'interno di una fiera che dura più di 2 giorni, c'è obbligo per gli organizzatori di istituire una PR Bureau Temporary Office, che è in grado poi di intervenire nel caso di violazioni. Quindi se viene rilevato un sospetto prodotto contraffatto, no panic, bisogna raccogliere le prove di questo utilizzo illegittimo e poi andare dall'IPR Bureau e presentare una denuncia. Laddove non c'è l'IPR Bureau, le autorità riceventi sono le autorità pubbliche presenti nella fiera, e ricordatevi che in Cina comunque la capacità di intervento in queste situazioni è molto elevata, grazie anche appunto a tutto quello che sono state le riforme degli ultimi anni. Ci sarà sempre la possibilità di trovare un accordo col contraffattore, il quale si potrà anche difendere per poter giustificare i propri comportamenti. Tuttavia, diciamo, nel caso in cui le violazioni vengano confermate, diciamo, gli IPR Bureau oppure le autorità competenti possono ordinare la sospensione dell'esposizione dei prodotti in fiera e, nei casi più gravi, anche la distruzione dei beni e dei macchinari utilizzati per produrre. Una volta terminata la fiera è possibile invece adire una delle misure, delle azioni menzionate in precedenza, quindi l'azione civile per il risarcimento del danno, penale con la detenzione nel caso in cui, nei casi più gravi, anche nei casi in cui ci siano coinvolti rischi per la salute pubblica, non so, giocattoli, contraffazione di giocattoli, contraffazione di prodotti farmaceutici o di prodotti alimentari, oppure un procedimento amministrativo per ottenere ingiunzioni di cessazione della violazione, nonché sequestro e distruzione dei beni contraffatti. Due casi per finire: uno è un caso di Deco, una società tedesca, leader mondiale di apparecchiature per tecnologie di base, ha fatto una joint venture con una società cinese, fornendo a quest'ultima accesso al proprio know-how e ai propri brevetti. A seguito della joint venture, il partner cinese ha adattato la propria attrezzatura copiando parzialmente i macchinari di Deco e poi ha iniziato a vendere i propri prodotti, non soltanto i prodotti appunto contraffatti, non soltanto in Cina ma anche esportandoli in Germania e in Europa. A quel punto Deco ha intrapreso un'azione giudiziaria contro la società cinese. I macchinari trovati nello stabilimento del contraffattore sono stati confiscati dai giudici e il contraffattore ha presentato ricorso contro la decisione senza successo. Tuttavia
dal momento che la società cinese era a conoscenza di un solo brevetto di Deco, ha progettato una macchina con una funzione diversa di attivazione, non violando quel brevetto, ma in realtà c'erano ancora dei brevetti aggiuntivi della società tedesca, probabilmente non ancora pubblicati, perché come sapete le domande di brevetto restano segrete per 18 mesi. A quel punto comunque la società tedesca ha sollevato le contestazioni, la società cinese non ha cessato gli utilizzi illegittimi e le ulteriori contestazioni sono ancora sub iudice. Questo per far capire che comunque quando si mette in mano un patrimonio di know-how, di tecnologia, appunto nelle mani di un partner cinese, bisogna stare sempre attenti a monitorare il suo comportamento e a eventualmente reagire laddove ci siano delle situazioni di conflitto. Altro caso tipico, perché in realtà qui parliamo di Frapap, ma è un caso tipico di tutte le aziende, di molte aziende italiane ed europee, società francese che utilizza il marchio Frapap per prodotti carte da disegno. Il marchio era stato registrato in Cina soltanto in caratteri latini, un po' come aveva fatto anche Michael Jordan. Quindi, diciamo, il deposito del marchio in caratteri latini e in caratteri cinesi dovrebbe essere fatto contestualmente, senza, diciamo, tempi morti. Peraltro c'è il diritto di priorità internazionale che vi consente di depositare il marchio in qualsiasi paese del mondo entro i 6 mesi dalla data del primo deposito nel paese di origine, per cui questo dovrebbe aiutare il processo. A quel punto, quando si sveglia la società francese e deposita il marchio in caratteri cinesi, l'ufficio cinese, l'attuale CNIPA, solleva un rilievo dicendo che è presente già un marchio identico, ovviamente in cinese, depositato da un soggetto terzo. A quel punto, diciamo, questa è una barriera all'accesso al mercato per la società francese, la quale inizia delle investigazioni molto costose sull'azienda che aveva depositato il marchio, e si rende conto che aveva depositato il marchio, la traslitterazione di Frapap in caratteri cinesi, non un'azienda del settore cartoleria, ma un'azienda che si occupava di elettronica, che è già strano. Peraltro questa azienda era situata nel luogo in cui aveva la sede il principale competitor cinese della società francese. E infine le due società avevano addirittura lo stesso general manager. Quindi a quel punto, raccogliendo documentazioni, facendo investigazioni commerciali e industriali, la società francese riesce a raccogliere sufficiente documentazione per dimostrare la mala fede del deposito da parte della società cinese, e riesce a ottenere la cancellazione del marchio anteriore e a registrare il proprio marchio. Anche in questo caso un'azione ex post, che è costata tanti soldi, tempo, perché diciamo, prima di ottenere una decisione del genere non possono passare meno di 3-4 anni, e quindi, come dire, cambio in corsa delle strategie, con perdita di risorse per un'attività che poteva essere svolta molto tranquillamente prima del deposito a costi assai ridotti. Ovviamente le piccole e medie imprese italiane sono invitate a spendere qualche centinaio di euro, perché queste sono le cifre di cui si parla molto spesso, qualche migliaio di euro al massimo, per svolgere le ricerche, per depositare le domande di registrazione in maniera tale da arrivare preparati all'utilizzo del marchio anche per le attività di e-commerce. A questo proposito chiudo con un'ulteriore informazione. Tenete presente che su tutte le piattaforme cinesi, cioè su molte piattaforme cinesi, scusate, parliamo ad esempio di TikTok, di Alibaba, ci sono procedure di cooperazione volontaria per consentire ai titolari dei diritti di presentare un complaint per violazione di marchio o di copyright. Queste procedure sono state introdotte proprio per ridurre l'impatto delle azioni che gli eventuali detentori dei diritti potevano avviare nei confronti delle stesse piattaforme, laddove ravvisavano che erano stati inseriti delle inserzioni contenenti violazioni di marchio, di copyright. Quindi, per cercare di, diciamo, dare una mano alla cooperazione tra detentori dei diritti e piattaforme stesse, ricordatevi però che soltanto alcuni copyright, alcuni marchi possono essere azionabili con queste procedure di complaint. E quindi anche qui, come dire, bisogna essere preparati e fare una strategia.
Molto spesso i marchi che possono consentire di avviare queste procedure non sono tutti i marchi, ma i marchi verbali. Per quanto riguarda i copyright è necessario avere comunque un deposito presso l'autorità locale di deposito dei copyright, per cui non è, diciamo, un passaggio banale. E quindi anche qui le azioni vanno messe in fila, è necessario dotarsi di una timeline di quello che si può fare, soprattutto è necessario conoscere gli strumenti a disposizione prima di avviare le azioni di esportazione sul mercato. E quindi ancora una volta le attività preventive, quando state ancora in Italia e state pensando a esportare i prodotti in Cina, sono più importanti delle toppe che potete mettere quando state già lì, avete già messo i vostri prodotti sulle varie piattaforme di e-commerce che venivano citate prima. Quindi raccomandazioni finali per tutelare la proprietà intellettuale in Cina: proteggere i diritti prima di andare sul mercato, svolgere le ricerche di anteriorità per identità e similitudine, ovviamente ottenere un parere di registrabilità o un parere di analisi del rischio dal vostro consulente di proprietà industriale, verificare la proteggibilità intrinseca dei diritti di proprietà intellettuale, perché tutte le debolezze poi vengono utilizzate dalle controparti per resistere o eventualmente contrastare le azioni, proteggere la versione cinese, quindi la traduzione del marchio in caratteri occidentali, raccogliere e mantenere tutta la documentazione inerente all'utilizzo e allo sfruttamento del diritto in Cina, monitorare il mercato e controllare quello che fanno i partner commerciali, ma anche i distributori e gli agenti, attivare un servizio di sorveglianza, che è quel servizio che il vostro consulente può attivare per verificare che presso l'ufficio cinese non vengano depositati marchi identici o simili al vostro, in maniera tale da essere informati tempestivamente del deposito e poter presentare un'opposizione alla registrazione, monitorare quindi le gazzette le gazzette marchi, monitorare il web e gli utilizzi legittimi, anche qui per reagire tempestivamente, verificare l'adeguatezza dei contratti sottoscritti con partner esteri, ricordatevi ad esempio l'NNN, qualsiasi contratto voi andate a redigere con un partner cinese, in realtà laddove preveda una legge applicabile, come legge applicabile alla legge cinese e come foro competente il foro cinese, è necessario che sia, tra virgolette, localizzato, cioè che voi sappiate in anticipo quali sono le conseguenze nel caso di violazione. Ma ammettiamo che voi decidiate che la legge applicabile sia quella svizzera o inglese, e lo stesso vale per il foro competente, anche in quel caso voi dovrete essere dotti in anticipo delle conseguenze derivanti dalle violazioni delle clausole contenute nel contratto. Quindi non firmate contratti, come dire, a cuor leggero, perché poi potreste, quando il vostro prodotto ha successo, perché è lì che si verificano i problemi, potreste avere dei grossi problemi. E l'ultimo consiglio: utilizzare il sistema di Madrid cum grano salis, perché il sistema di Madrid è il marchio internazionale, è vero che vi consente di registrare il marchio in diversi paesi, ma poi lì dovrete gestire le scadenze, dovrete gestire le procedure risposte a rilievi nei confronti degli stessi rilievi sollevati dagli uffici nazionali, dovrete eventualmente gestire problematiche di controllo della registrazione, perché il marchio, come sapete, deve essere registrato in Cina, la registrazione deve essere effettuata per almeno 3 anni dalla data di registrazione per evitare gli effetti della decadenza per l'uso. Quindi un po' di aspetti da tenere sotto controllo. Abbiamo citato, è stato già citato dalla dottoressa Navasenga, l'importanza dello sportello proprietà industriale proprietà intellettuale della Camera di Commercio di Torino, di cui appunto sono uno degli esperti, però potete eventualmente, per specifiche problematiche riguardanti Cina, sud-est asiatico, Latin America e India, potete fare riferimento anche ai servizi gratuiti del Help Desk. Nella fattispecie qui parliamo del IPR SME Help Desk, quindi Enquiry Helpline, quindi procedure di potete porre dei quesiti, potete consultare il sito web, consultare le guide e i fact sheets, ovviamente ascoltare i training come anche questo, e questi sono i riferimenti su Twitter, Facebook, LinkedIn, in particolare del China e Southeast Asia IPR SME Help Desk, e questa invece è la mia email nel caso in cui vogliate pormi direttamente dei quesiti. Grazie per l'attenzione. Grazie infinite
all'avvocato